sapete, siamo qui per parlare, per presentare anche un progetto importante. Siamo molto contenti di farlo insieme ai cittadini, però le cose devono essere fatte in sicurezza. Non c'erano per un attimo, insomma, non ci sono state le condizioni di sicurezza, adesso siamo di nuovo qui, quindi vogliamo presentare un progetto al quale io sono particolarmente legata e che ho conosciuto, del quale insomma sono venuta a conoscenza tra il 2010 e il 2011, quando ero membro di un comitato di quartiere e parlando insomma con i cittadini della mia zona sono entrata in contatto con l'associazione Casa Lotti Libera, che già dall'epoca, probabilmente anche da un po' prima, lavorava su questo progetto della funivia urbana. E da allora devo dire che mi hanno convinto sulla bontà del progetto, sulla possibilità quantomeno di sulla necessità di dare una possibilità a queste persone. E così ho fatto. Quando ero all'opposizione, ancora mi ricordo, a maggio del 2014, abbiamo fatto venire in audizione Casa Lotti Libera e il professor Pannunzi, che oggi è qui, per poter presentare questo progetto alla precedente amministrazione. Purtroppo non se ne è fatto nulla. E ovviamente tutti noi pensavamo e speravamo un giorno di riuscire a governare Roma e di poterlo presentare. Così adesso ci siamo. Insomma, siamo qui, quindi sono veramente orgogliosa di poter dire che oggi presentiamo i risultati di una prima fase dello studio di fattibilità che questa amministrazione ha già avviato su questo progetto importante, che è quello della funivia Casalotti Battistini. La funivia urbana è un progetto che nasce dal basso, che nasce dalle persone, nasce dagli abitanti di un quartiere che è quello di Casalotti, che come tutti sapranno purtroppo è strozzato nella morsa del traffico, perché la strada principale per andare e tornare è la via di Boccea, che è molto stretta ed è cronicamente bloccata e paralizzata dal traffico. E loro così, parlando, cercando evidentemente in rete, hanno iniziato a immaginare una soluzione alternativa, appunto, che era quella della funivia. Noi abbiamo iniziato a studiarla, grazie all'apporto sicuramente del Dipartimento della Mobilità, all'assessore Linda Meleo, grazie soprattutto all'Agenzia per la Mobilità di Roma. Parlando, questa idea ha iniziato a prendere piede e si è iniziato con una prima indagine conoscitiva, quindi un primo step molto leggero per iniziare a capire, attraverso un'indagine telefonica di circa 1200 persone residenti più o meno nelle zone di Casalotti, Selva Candida, Boccea, per cercare di capire quale fosse innanzitutto la conoscenza del progetto da parte dei cittadini e poi il gradimento da parte degli stessi. E abbiamo riscontrato che gli indici di gradimento, di conoscenza, di gradimento sono molto molto alti. Circa il 67,2% dei residenti è favorevole alla realizzazione della funivia. E, cosa ancora più importante, quasi la stragrande maggioranza, il 75%, è a conoscenza del progetto e oltre il 65% degli intervistati ritiene che userebbe questo mezzo da subito. Gli altri sono incerti, vorrebbero vederne il funzionamento, ma sono molto orientati in senso positivo. Questi primi risultati chiaramente ci hanno fatto ben sperare e ci hanno fatto approfondire gli studi. E c'è stata quindi questo primo studio di fattibilità che ha in realtà abbracciato varie aree, dallo studio trasportistico a uno studio economico-finanziario, che poi ovviamente vi sarà illustrato con maggior dettaglio, sino a una valutazione preliminare del progetto. Tutti elementi che fanno vedere come la funivia, in comparazione con altri mezzi di trasporto che vanno dall'autobus all'autobus in sede protetta, al tram, alla metropolitana leggera, alla metropolitana, che però non si sa, insomma, effettivamente dei costi completamente fuori misura. Comunque, tanti altri mezzi di trasporto sono stati comparati e sotto tutti i punti di vista la funivia risulta vincente. Partiamo da quello che è l'assenza di possibilità sulla via di Boccea di costruire un corridoio riservato, quindi una corsia preferenziale oppure una corsia per il tram che sia riservata. Questa impossibilità già depone a sfavore di un mezzo di superficie che va necessariamente a impattare con il traffico. Inoltre non ci sono nelle zone aree che potrebbero essere destinate a deposito, quindi un deposito per i tram. I tempi di realizzazione della funivia sono sensibilmente inferiori a quelli della realizzazione di
altre tipologie di strutture o comunque di realizzazione di progetti diversi, i costi incommensurabilmente inferiori, parliamo di 300 euro annuo per ogni 1000 passeggeri a fronte di un costo di 1400 euro annuo per ogni 1000 passeggeri per la metropolitana, quindi parliamo di cifre assolutamente inferiori che rendono questo progetto davvero più fattibile, efficiente, ottimale, calato sulla zona, calato sul territorio, e soprattutto anche la domanda che è stata in qualche modo intercettata attraverso questa prima indagine conoscitiva sarebbe pienamente soddisfatta dal carico trasportistico della famiglia. Ho detto ingegnere. Quindi, insomma, abbiamo studiato vari aspetti, dove insomma l'agenzia li ha studiati, ha fatto comunque degli esami e delle valutazioni comparative estremamente approfondite e siamo anche riusciti a darci uno schema di massima, per cui noi vorremmo vedere realizzata la funivia nel corso del nostro mandato. Questo è. Entro gennaio 2018 bisogna procedere alla realizzazione del progetto di fattibilità, poi bisogna aprire una conferenza di servizi, bisogna poi andare in assemblea capitolina per deliberare il progetto e i quadri economici sulla base dei quali indire poi la gara e da lì la realizzazione. Insomma, come dire, il percorso è tracciato, anche per quanto, non solo per quanto riguarda la funivia, abbiamo un'idea di percorso, ce l'abbiamo. Quanto soprattutto per quello che riguarda il percorso procedurale e amministrativo che serve per arrivare alla conclusione del progetto. Io ringrazio, prima di passare la parola alle persone sedute a questo tavolo, devo ringraziare davvero tanto l'ingegner Stefano Brinchi della gestione della mobilità che insomma ha preso a cuore il progetto e l'ha seguito in maniera, devo dire, molto molto puntuale. Devo ringraziare l'assessore Linda Meleo, anche lei, insieme al presidente Diego Stefano, che non è qui perché è in aula adesso, entrambi hanno creduto molto nel progetto e quindi hanno dedicato effettivamente grande attenzione a seguire lo sviluppo di tutte le fasi. Ringrazio la presidente Giusy Castagnetta, che non solo ci ospita, ma che è con lei, all'interno della quale ricadrà sostanzialmente quest'opera. Ringrazio chiaramente l'associazione Casalotti Libera, che ha lanciato un'idea folle qualche anno fa e ha sperato che qualcuno la cogliesse. Ringrazio il professor Pannuzzi, che qualche anno fa ha messo la sua capacità a disposizione di un gruppo di persone visionarie che oggi collabora con noi per la realizzazione di questo progetto. Ringrazio tutti quelli che ho dimenticato, che sono tantissimi, che insomma in tutti questi mesi, in questi anni hanno lavorato e ci hanno creduto, e ringrazio quelli che continueranno a sostenerci anche per la realizzazione di questo progetto molto molto particolare ma molto voluto dal territorio. Grazie. Quindi mi aggiungo alle parole della sindaca dicendo che questa è un'occasione oggi per dare uno spaccato di quella che noi immaginiamo debba essere Roma, debba essere la nostra città nel prossimo futuro e anche in termini di mobilità sostenibile. Per il fatto che il nostro obiettivo è quello di creare una struttura articolata di alternative alla mobilità diverse dal lavoro privata, che possono andare dal tram, possono andare dalle metropolitane, da tranvie e quant'altro, ma credo che un ruolo molto importante possa essere giocato anche da infrastrutture alternative che a Roma non siamo abituati a vedere, ma che possono cambiare in maniera radicale le modalità di spostamento e quindi anche, diciamo, l'efficienza del trasporto su Roma. E inoltre quello che voglio dire è che la cosa su cui vorrei puntare molto l'attenzione è il fatto che questo è un progetto che nasce da lontano, un progetto molto partecipato, che è stato anche partecipato in questi ultimi mesi.
Infatti abbiamo tenuto molto a capire che cosa pensasse il territorio di questo progetto, abbiamo voluto vedere come, che tipo di accoglienza avrebbe questo tipo di progetto. Siamo rimasti molto piacevolmente sorpresi negli esiti di questa indagine campionaria ricordata prima, che è condotta su 1200 cittadini, quindi c'è parte di Casalotti, Casalserce, Castel di Vito e Mazzarubezza in Palmaria. Bene, i risultati sono stati sorprendenti perché abbiamo trovato di fatto una popolazione che sta accogliendo con grande positività questa nuova forma di spostamento, che in realtà già caratterizza molte città a livello mondiale, parliamo non so di Londra, parliamo anche di Città del Messico, Ankara, Rio de Janeiro. Quindi diciamo quello che vogliamo fare è sicuramente dare anche una nota di innovazione a una città come Roma, pensare quindi che Roma non debba essere soltanto stretta sulle modalità di trasporto più tradizionali. Noi crediamo che per cambiare veramente la città e per dare una nuova figura a questa città sia anche necessario introdurre l'innovazione, cosa che fino a questo momento non è stata fatta. Quindi credo che questo progetto sia veramente un punto di partenza importante su quello che dovrà essere il futuro di Roma. Vi do qualche elemento tecnico su quello che potrebbe appunto essere. Mi ricordo che questo sistema è un sistema di cabinovia monofone e ad agganciamento automatico che prevede cabine con una capienza di 10 passeggeri per cabina. Considerate che questo consentirà lo spostamento di circa 3.000-3.600 persone e passeggeri quindi per ora nel senso di marcia e avrà una velocità pari a circa 21,6 km orari. Quindi per effettuare l'intero percorso che è previsto svilupparsi di 3 km e mezzo sarà necessario di 7 km. Quindi diciamo un mezzo molto efficiente, molto veloce che risponde agilmente alle esigenze di mobilità di quel tratto e come è arrivata la prima sindaca è un tratto molto congestionato per la conformazione del territorio e della viabilità. Siamo poi anche contenti di dirvi che l'analisi che è stata fatta in questa prima fase del progetto preliminare, sullo strumento preliminare, è stata un'analisi molto rigorosa in termini tecnici e economici, cioè è stata costruita un'analisi costo-beneficio molto attenta, molto rigorosa. Quindi i risultati che sono usciti da questa analisi sono anche risultati quindi sorprendenti che ci dicono in maniera molto chiara e netta, diciamo avallando di fatto quella che è la percezione della popolazione, che questo è un progetto che funziona sotto il profilo tecnico, funziona sotto il profilo economico, sotto il profilo dei costi e anche e soprattutto sotto il profilo ambientale. Come ho detto prima, considerate che questa è innanzitutto una soluzione che, ripeto, in qualche modo va a soddisfare la domanda di mobilità della zona. È un progetto che ha costi di costruzione veramente contenuti rispetto a alternative, quindi rispetto a un tram, rispetto a una ferrovia, rispetto a una metropolitana. Il costo considerate che è stato stimato in circa poco meno di 90 milioni, quindi pensate quanto risparmio abbiamo rispetto a infrastrutture più pesanti come le metropolitane, cioè costruire 3 km e mezzo di metropolitane, ovviamente magari ci vorrebbero solo 90 milioni di euro. Inoltre quello che vi voglio dire è che i tempi di realizzazione sono molto complessi. Come diceva la sindaca, potremmo avere quasi con certezza entro il 2020, insomma entro la fine del mandato, l'opera già funzionante, quindi a disposizione di questo quadrante della città. C'è anche da dire che i costi di gestione anche di questa infrastruttura sono considerevolmente più bassi rispetto a quelli degli altri mezzi di trasporto. Lo ricordava prima la sindaca, considerate che il costo di gestione di manutenzione di infrastruttura come può essere una ferrovia sono 300 euro per 1000 passeggeri per anno di Brasile contro i 1440 euro della metropolitana o i 530 euro del tram. Quindi anche diciamo, il vantaggio economico non sta soltanto a monte nell'investimento iniziale, ma sta neanche nella gestione di tutti i giorni. Vorrei anche dirvi poi, e questo non è un aspetto banale, che questo sistema è anche estremamente efficiente in termini ambientali e in termini di consumi energetici. Considerate sempre che da questa analisi costi-benefici emerge che l'abbattimento delle emissioni di CO2, quindi di gas serra, è incredibilmente elevato e questo consentirà di avere delle esternalità positive, quindi dei benefici per la popolazione locale che sono enormi, quindi avere una qualità di vita migliore, avere un'aria più respirabile, si potranno aprire diciamo, più tranquillamente le finestre quando la mattina ci si sveglia. Ecco, e credo questo è un aspetto veramente molto importante che pone anche la città di Roma nella realizzazione di un intervento che è perfettamente in linea con quelli che sono gli obiettivi europei e anche mondiali di protezione dell'ambiente e di abbattimento delle emissioni serra. In più, per dirlo, questo sistema è altamente all'avanguardia che consente anche diciamo, di un'efficienza energetica molto più elevata anche rispetto alle infrastrutture simili.
Insomma, io credo che questo progetto è un progetto estremamente innovativo, che ha dato dei impatti, come ci dimostrano i numeri, insomma, non diciamo, diciamo soltanto noi, importantissimi su questa città. Colgo quindi l'occasione, chiudendo in chiusura, di ringraziare tutte le persone che negli anni hanno lavorato a questo progetto e anche chi in questi ultimi mesi ha, come dire, impegnato risorse, perché ripeto, questa prima fase di questo progetto è stato veramente molto attivo, un progetto complesso, e però il prodotto che mi è uscito è un prodotto veramente eccezionale. Quindi ringrazio tutti, ringrazio il comitato, ringrazio il professor Manunzi, ringrazio l'Agenzia Mobilità, Stefano per il lavoro con cui ci confrontiamo poi molto molto spesso su tanti altri progetti che riguardano la mobilità in città. Ringrazio la sindaca ovviamente anche per il lavoro fatto in passato su questa opera veramente importante. Ringrazio anche tutti i commissari e commissioni e anche il presidente della commissione che in questi mesi hanno lavorato su questo progetto insieme. Grazie. I ringraziamenti partono da me come rappresentante di questo municipio che conta 166.000 cittadini circa. Questo quadrante è da sempre molto in sofferenza per quanto riguarda la mobilità, parlo del quadrante appunto via Boccea Casalotti. E questo studio di fattibilità, questo futuro che ci aspetta nell'arco anche di pochi anni, e questo aspetto visionario che stiamo riuscendo a realizzare con Steve Jobs, Be Foolish, Be Angry, cioè questo appartenere, essere cittadini all'interno delle istituzioni è un grandissimo onore, perché questo studio di fattibilità, come abbiamo già sentito, parte da un'indagine fatta sui cittadini che vi abitano. Quindi qui abbiamo una grande rappresentanza delle persone che abitano a Casalotti, e l'associazione Casalotti Libera ne è anche una rappresentanza benemerita, perché fa tantissimo per il nostro territorio. E questo progetto di nuova mobilità che parte da questo municipio è per me un grandissimo onore. I miei complimenti veramente all'impegno dell'Agenzia della Mobilità, della nostra sindaca Ranchi e dell'assessore Meleo e dell'onorevole Stefano, che veramente stanno mettendo in pratica quelle che sono le nostre linee programmatiche, il mandato per cui siamo stati eletti e siamo al governo di Roma. Grazie, grazie di cuore, grazie. Illustro brevemente le slide del progetto. Ovviamente mi unisco ai ringraziamenti, soprattutto perché sono io che ringrazio la sindaca, l'assessora, il presidente del municipio e tutto diciamo, lo staff, perché oggettivamente ci hanno dato la possibilità di affrontare temi sfidanti e soprattutto calati sulle realtà territoriali, senza preconcetti, aprendo in mente e facendoci affrontare anche problemi che apparentemente sono complessi. Secondo me questo tipo di intervento alla fine tecnicamente forse è più facile per Roma, perché gli impatti sul territorio ne ha veramente pochi. Aggiungo soltanto un piccolo ringraziamento alle società che hanno, insieme all'Agenzia della Mobilità, collaborato al progetto, che è Risorse per Roma, e Roma e Roma Metropolitana, perché comunque siamo riusciti in questo caso a creare un gruppo di lavoro che riguarda tutte e tre partecipate che intervengono sul territorio: pianificazione della mobilità, progettazione e pianificazione territoriali, cosa che non è mai facile scontare. Noi siamo andati avanti con la parte progettuale, aggiungo degli elementi perché è stato già detto molto, molto. Oltre, quindi sto seguendo le slide che sono state preparate, è stata conclusa la prima fase, è vero, ma siamo andati anche oltre, perché abbiamo incontrato Acea, Terna per gli elettrodotti, abbiamo incontrato la Regione Lazio per la via, la città di via, abbiamo incontrato la sovrintendenza, che ovviamente non è contraria affatto al progetto, e abbiamo incontrato anche ANAS, perché attraversiamo il GRAP,
grande infrastruttura più importante d'Italia, ci passano 160-165 mila veicoli al giorno, e forse grazie a questo intervento riusciamo a captare parte di quella domanda e portarla sul trasporto pubblico. Mi soffermo sul termine, almeno svincoliamo dal punto di vista tecnico la terminologia. Funivia, cabinovia. Allora, la differenza è banale, è semplice. La funivia ha una fune portante, cioè lo appoggiano le cabine, e una fune traente, c'è qualcuno che tira, c'è un motore. La cabinovia è uguale alla funivia, quindi se parliamo di funivia o cabinovia stiamo parlando della stessa cosa, soltanto che la fune traente e la fune portante sono la stessa corda, e quindi tiene e tira. Dall'altra parte invece c'è una che sostiene la... Allora, gli abitanti sono gli spostamenti che effettuano tutto il territorio che abbiamo in qualche misura intervistato e che rientrano nel bacino di utenza di questa infrastruttura sono circa 30.000, gli spostamenti che effettuano tutte le mattine, e il 60% sono diretti verso il centro, quindi c'è un'azione centripeta molto importante. Noi infatti non abbiamo studiato esclusivamente la direzionalità verso Battistini, di cui parleremo oggi. Abbiamo guardato verso Montemario, verso San Filippo Neri, l'FR3, struttura sul ferro. L'esigenza era collegare il quartiere al ferro. E quindi non ci siamo limitati a guardare Battistino, la metropolitana, ma anche dall'indagine, domanda specifica fatta al territorio, 1200 intervistati, ne parlava appunto la nostra sindaca, il 42% è orientato verso Battistino. Questo è il trasporto pubblico che offriamo oggi in questa zona, cioè ci sono 53 vetture in esercizio, ci sono 238 chilometri che fanno ogni linea, 900 corse al giorno, ci sono 3,75 milioni di chilometri che facciamo all'anno, cioè circa 20 milioni di euro che vengono impegnati dall'amministrazione per servire con la Roma questa zona, questo è importante, 20 milioni. Ovviamente sono linee che poi arrivano, lo 031 che arriva dall'altra parte sull'FR3 piuttosto che il 146 che collegano e connettono, ma da questa zona il servizio va da questa zona. Vado velocemente sulle tecnologie, abbiamo visto appunto bus via, filovia e tramvia. Da qui si capisce che la cabinovia è il sistema adeguato, perché come vedete l'offerta di trasporto è adeguata alla domanda di mobilità, quindi è un elemento che si sposta verso sistemi di trasporto di media bassa capacità. La metropolitana, oltre ad avere costi esagerati, stiamo parlando di 500 milioni per solo due fermate, da Battistini a Bembo Torrecchia, e ovviamente ha un costo di realizzazione e anche di esercizio molto elevato. La cabinovia quindi, diciamo, risulta essere per queste ragioni l'elemento più azzeccato, e tra le altre cose uno dei primi obiettivi che avevamo, che era un po' un contro, era evitare il sorvolo degli edifici. Che cosa vuol dire? Che con le cabine era diciamo auspicabile evitare che durante il tracciato ci fossero sorvoli delle case, quindi abbiamo studiato molto gli elementi del tracciato proprio per evitare di passare sopra le abitazioni, per avere delle esempio di passaggio. Questo era uno dei contro, quindi possiamo considerare eliminato. Il 60%, appunto il 67% dei residenti è assolutamente favorevole all'intervento. La popolazione che abbiamo intervistato, dico soltanto questo, è una popolazione di età medio-alta, volutamente, perché volevamo capire il giovane di solito più predisposto alle innovazioni. Le persone che hanno risposto sono persone anche di età, cioè da matura, diciamo, che sono assolutamente disposti e disponibili a utilizzare questo mezzo. Il 50% degli spostamenti che le persone intervistate fanno sono concentrate nella punta dalle 7.30 alle 9.30, ed è lì che abbiamo fatto le verifiche trasportistiche per la verifica del carico. Il 65% della popolazione prende da subito il sistema. Allora, ecco, questi sono i numeri, diciamo, che ci hanno permesso di dimensionare il progetto. Circa sono 3.000 i passeggeri, la domanda potenziale calcolata attraverso gli strumenti di simulazione che Roma Capitale ha a disposizione, sono circa a scala provinciale, gli effetti sono di questo tipo, sono 3.000 passeggeri nella direzione di massimo carico, e complessivamente un giorno feriale medio,
quindi dal martedì al giovedì, diciamo, per gli ucraini, sono 43.000 passeggeri al giorno, la velocità di esercizio è di 21,6 km orari, 6 metri al secondo, al netto delle stazioni. E quindi per compiere il tracciato abbiamo due ipotesi oggi che vi faremo vedere, o di 4 km e 100, 3 km e mezzo, su quello di 4 km si impiegherà 19 minuti. Il tracciato è questo. Allora, ha quattro stazioni fondamentali: Battistini, l'innesco con la metropolitana A, Torre Vecchia. Perché Torre Vecchia? Vedete la linea bianca tratteggiata? Quella è una previsione di piano regolatore che non possiamo ignorare, perché l'amministrazione ha anche effettuato un progetto preliminare del prolungamento della metro, quella di cui vi dicevo dei 500 milioni. E quindi noi l'abbiamo resa compatibile con questa infrastruttura. Qualora si decidesse di, non so per quanti anni, di proseguire con il tracciato della metropolitana, questa parte può essere tranquillamente sostituita e smontata. Infatti è dentro Orconi l'ha organizzata la cabinovia, e quindi sono tre motori diversi. Torre Vecchia è un punto nevralgico, anche perché dal piano regolatore le carte di piano è previsto un parcheggio di scambio, un nodo di scambio, non lo eliminerei il parcheggio, un nodo, un punto dove si possono trovare servizi, attestamenti degli autobus e parcheggio privato e privato. L'altro nodo fondamentale è il grado, perché da qui intercetteremo quota importante di domanda che utilizza l'infrastruttura, e poi c'è l'arrivo diciamo nel quartiere di Casalotti. Le due soluzioni differenti, la prima è in prossimità di Piazza Orbea, la seconda è più corta e si ferma diciamo all'inizio di via di Casalotti proprio. Degli elementi puntuali del tracciato che si riescono anche a vedere, scusate, in maniera diciamo, non puntuale, ma indicano, fanno vedere l'eliminazione completa dei sorvoli che ci sono sul tracciato stesso. Questo è l'arrivo, è quello che abbiamo immaginato, come abbiamo individuato la soluzione e la risoluzione del nodo dell'arrivo a Battistini con la metropolitana. Perché non proprio dentro la metropolitana? Per un fatto semplice, che la fune per essere tirata ha bisogno di un elemento dall'altra parte molto pesante e molto ancorato. La metropolitana ha già una stazione, non è suolo e quindi ha già delle stratificazioni e desolai e quindi non permette l'ancoraggio. Abbiamo individuato questa area dove oggi ci sono due piscine comunali che verranno preservate e ammodernate, verrà realizzato appunto un nodo di scambio in questo punto, 150 metri di elemento diciamo che dalla quota della stazione arriva in tutta sicurezza l'attraversamento per arrivare poi a prendere la metropolitana a Battistini. Questo è un montaggio, un fotomontaggio di come diciamo diventerà, immaginiamo che sia il capolinea in prossimità dell'arrivo a Casalotti, non quello di Piazza Ormea ma quello di vicino alla Gloria, cioè quello più corto. Questi sono i dati progettuali. Nell'ipotesi appunto che dicevamo 3.000 passeggeri, ma estendibile fino a 4.000 passeggeri ora. Il costo dell'intervento, ci siamo tenuti alti a 90 milioni il costo dell'opera, e 3 milioni e mezzo è invece quello di gestione annua, fate il paragone con i 20 milioni di prima, e i dati sintetici di cui parlava l'assessora di Tamerello sono questi: 100 euro ogni 1.000 passeggeri, considerando appunto l'offerta di 70.000 passeggeri al giorno, 1.440 la metropolitana è fuori range, se la portiamo fino a 560 l'autobus e 530 il tram. La mia presentazione del progetto è confusa, volevo approfittare per lasciare la parola al professor Manunzi per avere il suo punto di vista sul... Può usare quel microfono, professore, per poi riprendere la parola e lasciarla al comitato. Allora, grazie a tutti veramente, perché io ho cominciato... di Valle Giulia con i miei studenti nel 2000, grazie all'esposizione universale di Hannover, dove ho visto una fumiglia sorvolare di padiglioni, mi sono detto, ma perché non si può fare una legge della città? Da quel momento io non vi racconto più nulla perché ci scriverò un romanzo, forse la prima sindaca della Fondazione di Roma era la persona giusta per avere il coraggio
di venire come sindaco a parlare di questa cosa, perché ci sono stati altri sindaci che evidentemente stanno di questo sindaco, Veltroni, Alemanno e Marino, che conoscevano perfettamente questo progetto e non hanno mai avuto il coraggio di presentarlo con tanta audacia, che adesso va di moda come una roba. Io vorrei precisare una cosa sola che non è stata detta, perché io non sono un ingegnere trasportista, io come architetto ho una cattedra di progettazione architettonica e urbana, mi occupo di rigenerare l'esistente, quindi non di costruire nuove cose, ma di stravolgere l'esistente con qualche cosa di particolare. Signori, sì, è vero, i numeri, la convenienza, tutto quello che vi pare, però con la follia si vola. Si vola sulla città. Io sono nato negli anni 50, sognavo da bambino che le macchine volassero. Quando nel 2000 all'Expo di Hannover mi sono ritrovato con sedere in terra, perché ho detto, ma non è vero, nel 2000 le macchine ancora non volano. E ho visto quelle cose che volavano, ho detto, ma sono queste le macchine volanti. Questo è il vero futuro che si può ancora sognare. Da quel momento io ho cominciato a pensare che cosa succede se uno sorvola Roma, ma non solo in periferia, perché Veltroni si spaventò. Io gli presentai come primo tracciato, un tracciato che vorrei poter riproporre, che è un tracciato straordinario nella città dello sport che noi abbiamo sedimentato negli anni, che sarebbe Colle Aniene, Acqua Cetosa, Foro Italico, Monte Mario, cioè c'è una parte nord di Roma straordinaria, ricchissima, che può ospitare questo tipo di mobilità. Comunque ho l'onore di far parte del piano urbano di mobilità sostenibile come membro del comitato strategico e quindi ho il ruolo che mi spetta, non di continuare a fare l'agitatore, il visionario, eccetera, eccetera, ma faccio il mio mestiere. Quindi io mi sono seduto volentieri a titolo gratuito in questo consesso di ingegneri economisti, eccetera, eccetera, e vi prometto che cercherò di recuperare i quasi 17 anni perduti e è inutile che entro nel dettaglio. Io vorrei veramente ringraziare con tutto il cuore prima di tutto la sindaca e poi tutti quelli che si sono in tutti questi anni ammalati di una malattia che non è mortale e che si chiama fumi di aria. Grazie. Il professor Ponzi appunto è membro del comitato scientifico del progetto urbano, del piano urbano della mobilità sostenibile. Comitato di quartiere di Casalotti Libera. No, consegniamo. Allora, io non ero preparato perché pensavo parlasse Giuseppe Manzi, che è il nostro comunicatore ufficiale, però visto che mi ha chiamato, sono qui. Allora, intanto Casalotti Libera, vabbè, lo dico, lo facciamo dopo. Allora, io vorrei ringraziare chiaramente Virginia, che abbiamo conosciuto in tanti nostri aspetti, e lo dico perché stiamo registrando il streaming di tutto l'evento, e quindi ci vede anche gente che fino a ieri sulla nostra pagina di Facebook ci ha accusato, tra virgolette, di essere grillini, pentastellari, grilli, parabrava, vabbè, sono le cose che girano su Facebook. Come sanno chi ci ha seguito, noi abbiamo cercato di proporre la nostra idea sotto la consigliatura Alemanno, con scarsissimi risultati, sotto la consigliatura Marino, più o meno con gli stessi risultati, siamo arrivati in commissione, siamo arrivati a chiacchierare con qualche consigliere, a bello qui, a bello là, e poi è finito tutto qua. Io vorrei quindi ringraziare chiaramente la Virginia Raggi, che
la chiamo sindaca, perché visto che ci conosciamo da alcuni anni, quindi magari mi pare esagerato, perché ha creduto nella nostra idea, visionari è la parola giusta, e questa idea io vorrei ringraziare, visto che oggi è presente, chi ha proposto all'interno di Casalotti Libera questa cosa, arrivando con il computer una sera. Ma vedete un po' che ho trovato su internet, Giampiero Carreca, grazie. Il lavoro fa tutt'altro, io un militare, è un farmacista, un chimico, insomma, fa tutt'altre cose, come tutti noi chiaramente. Quindi ringraziamo tanto della cosa e noi approfittiamo, poi Giuseppe devo dire altro, visto che sei un attimino più preparato a dire due chiacchiere in pubblico, e noi presentiamo, vogliamo regalare, cioè noi non è che ci siamo solamente limitati in questi anni a proporre, abbiamo studiato, guardato tramite cioè l'ingegner Bonini qua, che ringraziamo, che ci ha dato una grossa mano, oltre grazie ingegner. Lui è il più grande, tra virgolette, il più vecchio anziano, lo posso dire, ingegnere trasportistico funiviario del mondo, quindi non è che abbiamo chiamato pizze e fichi, tanto per rimanere a livelli, quindi il professor Panunzi, che ci ha dato la mano iniziale e lo sprint iniziale. In questi anni abbiamo anche noi cercato di fare qualcosa e qui abbiamo in questi CD che regaleremo alla sindaca, all'assessore, e anche una copia per Stefano, ma che non vediamo presente, per la presidente Castagnetta e l'ingegner Benchi. Questo è un nostro progetto, nostro tra virgolette, nel senso che l'abbiamo fatto fare da un tecnico di cui ci siamo fidati, non facciamo nomi chiaramente perché altrimenti quello è tutto scritto, perfetto, quindi lo vedete sul progetto. Questo è il progetto, l'idea di progetto di Casalotti Libera, che speriamo voi possiate integrare al progetto del Comune di Roma, magari abbiamo qualche visione, qualche cosa di diverso di quanto riguarda le termali e piccinari, però queste sono cose immagino secondarie. E noi speriamo vivamente, poi lascio un attimo la parola a Giuseppe, che questa cosa vada in fondo, perché noi siamo comitato di quartiere, ok, siamo uomini, siamo rimasti, come avete capito, un po' bambini dentro. Io faccio una vita anche al pediatra, quindi potete anche capire insomma chi è il bambino, e è un sogno che noi stiamo sognando, in questi anni abbiamo sognato, e quindi ringraziamo e lascio la parola a Giuseppe. Io do questo progetto a nome di Casalotti Libera, grazie. Passo davanti. Ciao, grazie veramente a tutti. Beh, per noi oggi è una giornata storica. Allora, maggio 2017, qualcuno, Scienza Illustrata, a maggio del 1956 parlava di funivie. E questo articolo dentro, che ci ha dato un nostro sostenitore, recita: approfittiamo del cielo finché è libero per snellire il traffico. Ora, prima Virginia ci ha detto che eravamo dei visionari. Questo nel 56 come lo chiamiamo? Bene, parte da lontano questa cosa. E, quando abbiamo sentito per radio, Giampiero ha sentito per radio il professore Stefano Panunzi, la prima riunione l'abbiamo fatta sotto una pineta, lì a Casalotti, al parco della Cernosa. E lui noi ingenuamente gli abbiamo fatto una domanda: ma la funivia non è per la montagna? E lui ha detto: dove sta scritto? In effetti è vero, il primo compito di una funivia è quello di superare un ostacolo, un dirupo, una valle, un pendio, un monte, un qualsiasi cosa. E qual è l'ostacolo più grosso di un traffico da dover superare? Qual è l'ostacolo più grosso di abbattere quelle che sono le polveri sottili? Ora, senza soffermarci troppo su quello che è il nostro studio, non facciamo neanche proiettare, tanto alla fine della conferenza stampa sarà pubblicato quello che è nelle mani del nostro sindaco, della nostra sindaca, sarà pubblicato sul nostro sito, quindi totale trasparenza. Ci sono costi, ci sono piani, ci sono tutto come noi abbiamo pensato il progetto. Chiaramente un avviso per i naviganti. Questo è stato fatto quasi tutto online, in collaborazione con questo studio. Li abbiamo presentato, un paio di volte sono venuti da noi e gli abbiamo fatto vedere il territorio.
e l'abbiamo reso più credibile possibile. Noi non siamo dei progettisti, però quando andiamo a fare la spesa cerchiamo di prendere il meglio, no? al miglior prezzo. E allora, durante il nostro peregrinare della funivia, una volta abbiamo detto: ma scusate, ma per abbattere i costi, le stazioni si possono fare su un territorio comunale? Dice: a quale? Oh, le strade, la funivia viaggia sopra, e quindi si abbatterebbero moltissimo i costi, perché non ci sarebbero costi di espropri. E non solo, ma ogni stazione al suo interno ha dei locali vuoti. Se sono del comune, quei locali possono essere adibiti a qualsiasi cosa: ludoteca, biblioteca, scuole di musica, per esempio, che mancano punti di aggregazione. 7 punti. Il nostro progetto è fatto in 7 stazioni. Ora, perché non 7? È magari un pochino diverso dal vostro. Perché noi ci siamo immaginati, conoscendo la zona, che sembra una contraddizione in termini, ma per precedere il traffico devi partire dietro il traffico. Cioè, significa che se io il traffico, e noi vediamo il traffico, ormai è tardi, è arrivato l'ingorgo, allora come faccio di entrare in ingorgo? Parto da prima, quindi sto dietro al traffico, e noi partiamo da una zona che è fuori da Casalotti. È la prima nostra stazione, noi l'abbiamo chiamata Casalsecce. La seconda stazione, poi guardate, tutto quanto verrà pubblicato, quindi quello che io dirò sorvolerò, ma molto dettagliatamente, soprattutto nella nostra relazione. La seconda stazione è su un punto sulla Boccea, perché noi abbiamo pensato, perché gli ingegneri abbiamo detto: ma scusate, ma una stazione si può partire con un altro ramo? Cioè, assolutamente sì. Certo, si prevede prima gli attacchi strutturali, gli attacchi architettonici, e dopodiché si parte. Bene, noi abbiamo un'altra zona, che sono delle cattedrali nel deserto, Torresina per esempio. Un'altra zona che è, come noi, disastrata, Palmarola, fino ad arrivare ad Ottavia. E dopo Ottavia c'è l'ospedale San Filippo Neri. Allora, con un ramo della funivia, lì partirebbe, si potrebbe partire per San Filippo Neri. Quella situazione non l'abbiamo studiata, l'abbiamo solamente studiata, come diciamo noi, a basso volo, a bassa quota. Ci siamo diretti verso Battistini. La terza stazione è sopra la collina del Muse. In un primo momento ci aveva affascinato l'idea del professor Panuzzi di fare una stazione sopra il grande raccordo anulare. Quando abbiamo capito che i costi erano alti, ritorniamo al fatto della spesa. Bene, cerchiamo di fare qualcosa meglio, perché quello avrebbe aumentato a dismisura la nostra spesa. E quindi abbiamo fatto la collina del Muso, quindi un punto alto. Voi vedete nel progetto, sono sempre in prossimità della strada, perché il progettista non aveva tutti gli elementi per capire se questa funivia potesse funzionare. Ovviamente l'abbiamo fatto con strumenti che sono nel web, quindi Google, o nonché quello del Ministero dell'Ambiente, ex Atlante italiano, per chi se lo ricorda, e ci sono le mappe, le fotografie, uno sono satellitari, l'altro sono aeree, quindi con le altimetrie, eccetera. Però chiaro, un sopralluogo ci vuole, anche un paio di volte sono venuti, ma non è possibile magari spostarla di qualche metro, ma sono tutte in prossimità. L'altra stazione è quella di Torre Vecchia, che sta al centro tra via Torre Vecchia e via Boccea, e come si sapeva a cavallo della strada, perché quella era credibile. L'altra stazione, la sesta, sta all'incrocio con via dell'Acqua Fredda, via di Nazareth. Perché lì? Perché lì ci sono molte scuole. Molti studenti di Casalotti arrivano lì. Ci sono molte scuole intorno, sono 4-5 pressi scolastici. E quindi quella sarebbe una stazione ideale per fornire gli studenti, per servire gli studenti. L'ultima, sopra la metropolitana. È vero quello che dice Strano, che sotto c'è una struttura. In effetti, in un primo momento, l'idea fantastica, no? Visionari per visionari, la facciamo proprio sopra la struttura della metropolitana. Fermi, perché dovresti capire i casi, sono tutte cose che ci hanno spiegato. E quindi noi l'abbiamo fatta un pochino più sopra, dove, secondo il tracciato, non ci dovrebbe essere nulla sopra. Ma nulla vieta di fare una cosa alternativa. Quindi la nostra idea è di partire fuori dal raccordo, fuori da Casalotti, perché qualsiasi ipotesi di una struttura che viene fatta dentro Casalotti, beh, ci vogliono dei parcheggi di scambio, quindi vanno viste meglio, vanno viste sulla zona. Dovremmo capire meglio perché vi hanno portato voi per la soluzione e noi alla nostra. Noi non ci siamo mai incontrati fino ad oggi sulle rispettive idee. Ma stranamente, e questo lo dico in tutta sincerità, ci sono molti punti in comune. E adesso vi spieghiamo. Allora,
parlando di ecologia. Allora, noi non è che siamo andati avanti, ci siamo innamorati della funivia perché ci piace, perché è bello, perché come giustamente in un modo molto romantico il professor Panuzzi dice voliamo sulla città. Assolutamente sì, però siamo partiti da due indagini ambientali. Allora, a Casalotti non ci sono industrie, non ci sono zone artigianali, non c'è nulla, abbiamo i livelli di benzene sopra i limiti massimi. Nel secondo indagine che abbiamo fatto, troverete tutto sul nostro sito, sulla nostra relazione, abbiamo anche addirittura polveri sottili, abbiamo l'inquinamento acustico sopra i 92-93 decibel. Pensate che in discoteca, quando dicono che diventano sordi, stiamo intorno ai 95. Quindi figurate un po' come stiamo messi. Un nostro amico medico ha fatto una ricerca per web con dati della Regione Lazio sul stato di salute, quindi socio medico della nostra zona. Bene, su questo studio c'è una mortalità e una morbosità sulle malattie cardiorespiratorie sia degli uomini che delle donne di 2-3 volte superiore al resto della città. Se questo non ci allarma, a noi ci allarma, ecco che la funivia piano piano cominciava a prendere corpo. Poi abbiamo cominciato a capire quali sono i costi. Allora, nel nostro studio, di quello che ci hanno dato, parlavate prima. Se possiamo accorciare il tempo, così facciamo partecipare anche i cittadini con le domande. Sì, cinque minuti e finisco. Allora, tutti. Ok, allora parlavate dei costi. Noi abbiamo i costi. Quello che è il nostro studio porta a un costo annuo di energia elettrica di 835.000 euro. Abbiamo fatto un conto, l'abbiamo diviso per il prezzo del gasolio, l'abbiamo diviso per, per la distanza percorsa da Casalotti ad arrivare alla metro, l'abbiamo diviso per le giornate, l'abbiamo diviso per le corse. Bene, tutto questo costo della funivia serve a malapena a pagare il prezzo del gasolio di un solo autobus. Questo è documentato, quindi sono dati tecnici su questo, quindi chiaramente voi fate dei calcoli molto più approfonditi. I costi di gestione sono molto vicini a quelli vostri, no? Si sono leggermente superiori, poi andremo a vedere anche perché, sono di 3.700.000, compresa chiaramente l'energia elettrica, all'anno, 18 ore, 7 giorni su 7. Che altro dire? Il costo totale? Bene, il costo totale, con quello che noi abbiamo cercato di capire solo ed esclusivamente della funivia, chiavi in mano, stiamo a 45 milioni di euro più IVA. Questo è quello che ci hanno detto i tecnici. Chiaramente la differenza tra il nostro e il vostro, perché noi ci chiedevamo, no, io adesso mi stavo chiedendo quando avete detto 90 milioni, dove è la differenza? C'erano due differenze sostanziali. La prima, abbiamo visto che c'è una stazione sul raccordo anulare, quella ci hanno detto che costa tantissimo, i tecnici hanno detto noi. L'altro, chiaramente, quella struttura, noi arriviamo sulla cosa, chiaramente compreso nel prezzo, la struttura che deve portare la gente 150 metri lì, quindi anche lì c'è un costo diverso. Quindi siamo in linea, la funivia costa dai 9 ai 10 milioni al chilometro, chiavi in mano, stazioni compresi. Questo è uno studio che noi abbiamo fatto con molta serietà, noi non siamo né trasportisti, non siamo niente, siamo solo degli appassionati, ci siamo appassionati a questo tipo di strumento. Andiamoci un tanto, poi ti faccio intervenire anche tutti gli altri, perché sì, altrimenti andiamo... Se continuo a interrompermi, però non finisco, la ringrazio, se lei è molto cortese, però vorrei... Sì, però se continua... Ok, un minuto. 5 minuti. Ok, grazie. Certo, capisco che tu fai il tuo mestiere, ma sono 6 anni che noi giriamo, abbiamo questa occasione, un minuto di più. Allora, noi continueremo ad essere molto presenti su questo, e vorremmo continuare a essere presenti su questo tipo di progetto. E sicuramente si abbatteranno non solo i costi del comune, non solo i costi delle nostre tasche, e probabilmente avremo una città un pochino più vivibile. Noi lo speriamo, lo stiamo dicendo da 6 anni, e il percorso che abbiamo fatto, abbiamo battuto molte barriere anche da un punto di vista culturale, e su questo ci crediamo e continuiamo a crederci. Grazie. Bravo. Se vogliamo raccogliere le domande, vuole fare la prima? Allora, possiamo vedere?
stiamo facendo. Volevo semplicemente dire, si parla di un progetto che avrà dei costi intorno ai 90 milioni di euro. Volevamo sapere semplicemente quali sono le coperture previste, per quali sono gli stanziamenti previsti per il progetto e per coprire per l'appunto questa somma. La domanda anche lì. Ecco, la mia è conseguenziale alla domanda che è stata appena fatta, e cioè se sia possibile prevedere la realizzazione del progetto in finanza di progetto, cioè praticamente a costo zero per il comune, con un general contractor che si assume tutti gli oneri della costruzione, gestisce per un certo numero di anni la tratta e quindi poi alla fine di questo restituisce il bene costruito senza nessun costo aggiuntivo al comune. A me interessa sapere se è possibile prevedere anche la finanza del progetto. Grazie. Qualche altra domanda? Qualcuno si è prenotato e non ho visto? Eccolo. Salve. Volevo chiedere se è previsto, per il discorso di finanza di progetto, un meccanismo di evoluzione verso l'intermodalità. Io ho studiato, sono non di Roma, ma vivo qui, invece sono vicino a Roma, molti anni sono Roma da lontano, e vengo da una città dove la prima urbana c'era, non nel 57 ma dal 40, e la prima di positivo, che dalla mostra d'oltremare sale su a positivo. E fu poi bloccata dai pagliolini, dalle persone bene di positivo, che non vedevano più buon occhio il fatto che persone che abitavano le case popolari di Fuorigotta salissero su questo trasporto, su questa funivia, per andare poi alla funicolare di Mergellina a scendere dalla terra. In effetti, nel quadrante nord-ovest, ma in generale in tutta Roma, questo può essere visto come un primo passo per un sistema intermodale come il Caracas, dove ci sono 7 linee di funivia che servono a collegare appunto i quartieri periferici con le stazioni di ferro. Altre domande? Beh. Volevo chiedere, ma non una domanda niente in particolare, però se si prevede una certa spesa per il comune di Roma che riguarda solo questo quadrante, non può succedere poi che altri quadranti di Roma richiedano la stessa cosa, perché logicamente non ci può essere una spesa per comune solo per una determinata zona, insomma, no? Visto che il comune prende i soldi di tutti i cittadini di Roma, quindi tutti possono pretendere un servizio del genere, no? Rispondo a chi mi chiedeva la parte riguardo ai fondi. Allora, sui fondi chiaramente questa sarà un'opera di cui chiederemo un finanziamento, e in realtà già abbiamo parlato con delle strutture tecniche, ovviamente del Ministero, presentando in grandi linee il progetto. Devo dire che dalla prima non c'è stata una chiusura, anzi sono molto molto interessati, per cui appena avremo la parte definitiva del progetto potremo andare, come accade per tutte le opere di grandi dimensioni, a interloquire con il Ministero, anche con la Regione, insomma con gli enti che sono interessati anche al territorio della città di Roma, per capire quindi come ripartire o bipartire queste risorse necessarie. Sicuramente ci darà la presenza anche di Roma Capitale, ovviamente. Per quanto riguarda la domanda sulla finanza di progetto, io al momento escluderei questo tipo di soluzione e andrei con la raccolta fondi diretta da parte degli enti finanziatori e poi avrà una gara d'appalto. Per quanto riguarda invece il discorso che faceva la signora sulla ripartizione delle opere all'interno della città di Roma, io vorrei, anzi, colgo l'occasione di ricordare che
Roma sta costruendo il piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo un gruppo di esperti di cui il professore è parte e che sta lavorando, quindi su quella dovrà essere il disegno delle infrastrutture della mobilità di Roma, quindi infrastrutture che riguardano l'intera città. E ricordatevi che questo piano sarà pronto da qui al massimo un anno e lì ci saranno, diciamo, delle infrastrutture dedicate per ciascuna parte della città. Cioè l'obiettivo quindi di creare dei progetti che possano facilitare la mobilità su tutte le parti della città, quindi unendo sia le periferie verso il centro ma anche unendo tra loro le periferie. Sull'intermodalità ovviamente è un sistema che si integra completamente con gli altri sistemi sul ferro e non è appunto l'assessore Amereo menzionava il piano urbano della mobilità sostenibile. In quell'occasione stiamo lavorando per capire come avviare il processo perché i cittadini proporranno molto di quello che studieremo e questo sistema è un sistema che può andare bene anche per altre zone della città. Quindi l'attenzione sarà al massimo a capire quale è l'elemento giusto nel posto giusto, anche perché per ogni tessuto effettivamente va calata la soluzione più adeguata. Ci sono molti fondi europei per attingere che sono dedicati allo sport sostenibile e quest'anno 2017 sono 475 milioni della comunità europea. Grazie. Altra domanda? Una maggiore e poi mi fa che. Scusi, volevo chiedere se il sistema della mobilità urbana viene considerato come un sistema all'interno della mobilità di Roma o come qualcosa di esterno? Per capirci, si pagherà un biglietto ulteriore o sarà all'interno del sistema di trasporto della città? Grazie. Sì, ovviamente è un sistema integrato a tutti gli effetti. E il gestore ovviamente andrà individuato secondo la procedura amministrativa che sceglieremo e consideriamo più idonea e sarà legato evidentemente anche alla realizzazione, ma ovviamente il sistema è unico, è il Metrobus e quindi il sistema sarà sicuramente quello. Grazie a tutti. Sì,